Ciao cari amici di Poliradio, siamo tornati con le interviste del nostro amato Rocket e stasera sono qui con gli Ainud che adesso si presenteranno perché mi sono già dimenticata i loro nomi. Francesco Bove, Giacomo, Flavio. Ciao, come state ragazzi? Siete benissimo. Carichi per questa live? Moltissimo, prontissimo. Moltissimo. Allora, in realtà io vi ho conosciuti attraverso una playlist di Spotify. Vi farò altre domande su questa cosa, ma prima volevo chiedervi tre parole per descrivervi voi, il vostro stile musicale, cosa per voi è la musica, eccetera, a una persona che non mi conosce. Cioè, se uno dice, ah sì, quindi tu suoni, parlami un po', cioè, capito? Dai, una parola a testa. Vai. No, questa volta facciamo partire Flavio. No, sono preparatissimo. Non avrete un voto su questa cosa. Ci mancherebbe. Dico. Calda e scura, guarda, mi tiro introspettiva. Posso dire introspettiva come si diceva a scuola? Introspettiva sicuramente. Come sopra? Come i ragazzi. Non è mai facile spiegarlo. No, è difficile, cioè spiegare da soli la propria musica. Quando si cerca di fare tra l'altro qualcosa di non perfettamente in linea con niente, è difficile. Sì. In linea. Voi per rispondere niente. Sì, no, vabbè, no. Non fa niente. Voi siete tutti e tre di giù, sì. Giusto? Pugliesi, sì, esatto. Ho le informazioni giuste. Com'è il background musicale della zona da cui venite e come quel background ha influenzato la vostra musica, che sia in similitudine che in antitesi? Background del Salento è abbastanza vario, nel senso che c'è la parte tradizionale che è super radicata e che è un po' in antitesi, un po' ci ha influenzato, diciamo, e poi c'è tutta la parte più avanguardista, diciamo, tra virgolette, quindi i vari Populus, Matilde Davoli, Macai stesso, anche se non è salentino. C'è un bel gruppo folto di gente che fa musica che non ha niente a che vedere con le tradizioni magari della musica salentina e che guarda più a delle sonorità europee o comunque cioè sono più esterofile, mettiamola così. Diciamo che ci hanno influenzato entrambe abbastanza, quindi sì. Beh, sì. E in generale degli artisti con cui vi sentite magari particolarmente affini, che un po' una specie di playlist, cioè consigli musicali dagli Ainud da ascoltare. Devi sempre salentini, tipo in generale, okay, cioè artisti che voi sentite e dite loro ci stanno, mi ispirano più che magari, cioè non per forza per il genere di musica, fanno. Facciamo una testa. Come sì. Sì, va bene. Lui ormai si è appassionato con loro. Ti puoi dare il microfono e la domanda. Fa in automatico. Fa tutto lui. Vai. Ma io cito un piccolo gruppo, un gruppo italiano che mi piace molto, si chiamano Mon, che sono veramente molto interessanti secondo me il panorama italiano. E come noi un po' strizzano più l'occhio all'estero più che a rimanere in Italia, anche per la lingua, che sono, anche loro cantano in inglese. Io dico sono Lux. Sono in alto. Beh, parlando in generale. No, io parlavo. E che hanno influenzato come facciamo, se direi su Lux, per esempio. Sì, Big Red Machine. Cioè che io sono andato nell'underground. Io pensavo più, capito, nel contesto italiano. Per esempio. No, penso che fosse in generale la domanda. Sì, in generale, cioè, se tu vuoi cambiare la tua. Dilla tua. No, io rimango così, sono soddisfatto. No, ma lui è fan. Io sono fanissimo. Salutiamo. Ciao. Ti aspettiamo. Stasera sono andate qui a Linoleum, cioè alla serata di Linoleum, che a Milano ha raccolto un sacco di artisti, passatemi il termine, indie, non so se vi identificate, non vi non chiederò niente di questa cosa. Lui già voleva menarmi. No. Non ve lo chiederò, però cioè passate in termini indie comunque poco conosciuti, diciamo indie insomma poco conosciuti, sì. Come vi sentite per questo palco, per questa serata, siete carichi, cosa vi aspettate, un pubblico caldo? Beh, sicuramente sì, cioè, le prospettive sono come sempre alte,
Tra l'altro noi siamo, in realtà stiamo ritornando dopo un paio d'anni, perché la prima, abbiamo fatto già una serata con Linoleum, però quando la sede era Rock and Roll. Ah, ok. Quindi era il vecchio format, diciamo, cioè il vecchio vecchio location e quant'altro. Quindi ci siamo ritrovati ancora al Rock and Roll. E lì fu molto bello perché il pubblico di Linoleum è molto caldo e molto partecipativo. E è stata una bellissima serata, quindi speriamo di fare di nuovo lo stesso risultato. Beh, poi sono veramente 2 anni che non suoniamo, quindi con questo progetto, cioè, non è meglio. Sali sul palco sempre con un attimo di tensione. Tensione, ma allo stesso tempo c'è tanta voglia di esternare, quindi voglia. Un live completamente diverso, stiamo facendo cose sul live che non abbiamo mai fatto finora, tra virgolette, più nel contesto di questo progetto. C'è una batteria, c'è stato veramente un lavoro grandissimo che speriamo dia i suoi frutti e che venga apprezzato. Voglio farmi una domanda sul fatto che voi, io vi ho conosciuto in particolare perché eravate su in Italians Do It, Does It Better, sì, la playlist di Spotify. Sì. Voi ascoltate quella playlist, avete presente chi c'è, come vi siete sentiti a star lì, cioè alla fine è una playlist abbastanza figa. Ma sì, come qualunque playlist, alla fine cioè, quando c'è qualcuno che ti aggiunge comunque in generale, anche se... Però cioè, anche se è la playlist ufficiale di Spotify. Sì, no, vabbè, fa sicuramente piacere. Nella playlist ci sono tanti nomi interessanti, alcuni li ho scoperti tramite quella playlist. Altri sono amici. Italiano. Altri sono amici, tanti sono amici. Tanti erano amici ai tempi. Cuoricini. Ci si sente sicuramente parte di una corrente che in qualche modo influenza e rappresenta anche il suono italiano, che strizza l'occhio all'estero soprattutto, magari, sì, no? Che non è il solito nuovo cantautore. Non siamo tantissimi, cioè chi spinge da tempo, tipo noi o tanti prima ancora di noi, tanti che sono nati adesso che sono fortissimi, un sacco di ragazzi e ragazzi molto, molto forti. Quindi speriamo di fare gruppo e di spingerci tutti insieme. Spingerci, noi siamo molto tutti vogliamoci bene, sì, abbracciamoci, no, abbiamo questo atteggiamento. Non tutti ce l'hanno questo atteggiamento. Di dove sono quelli che non ce l'hanno? Se la tagli te lo dico. Dai, no, secondo me non c'è una collocazione geografica, è proprio l'atteggiamento, nel senso che nel momento in cui si fa già parte di una fetta che è minore per sé, rispetto alla torta è piccola, darsi, buttarsi no, magari no, cattiveria addosso o non andarsi incontro non serve a nessuno, nel senso non lo fate, non perché il periodo musicale non aiuta, e quindi noi siamo proprio tipo vogliamoci bene, sì. Vogliamoci ci bene spingiamo a vicenda, ascoltiamo tutte le nuove uscite, siamo contenti. Magari può anche non piacerci effettivamente qualcosa, però allo stesso tempo siamo contenti, non può piacere tutto. Però allo stesso tempo quando c'è qualcuno che propone qualcosa di diverso, tra virgolette, siamo già propensi. Ti chiedo uno spoiler, cioè sì, che poi è uno spoiler per me, che sono qui in data 22 novembre, però per i nostri amici da casa non sarà tanto uno spoiler. Cioè sarà una, oh mio Dio, ma mi stanno spiegando una cosa che è già successo. Madonna, ah, bellissimo. Raccontatemi un po' del vostro album che uscirà il 5 dicembre. Sì, sì, sì. Com'è, com'è nato, di che cosa parla anche, visto che io ovviamente non lo so, che cosa vi ha ispirato per questo album? Panico. No, allora intanto per scriverlo ce ne siamo andati, abbiamo affittato una casa in collina, dove ci siamo isolati. In una casa in collina a ridosso del bosco, sostanzialmente ce ne siamo proprio andati via. Una casa nel bosco? Sì, anche perché dopo. Nel nulla. Nel nulla del bosco. Anche perché dopo tanta data di tour, gira a destra e sinistra, salisce, anche perché poi ogni volta viaggi. A un certo punto siamo arrivati un po'. A un certo punto ho detto ok, dobbiamo staccare. Altrimenti non riusciamo a conciliare magari bene le idee, ci serviva un po' un punto per un punto sia stimolante poi tranquillo e che ci inducesse a fare altra musica diversa ma con lo stesso spirito magari di quello che aveva funzionato anche fino ad allora, e quella è stata una prima cosa, siamo stati 4 mesi in isolamento, diciamo.
successivamente qui lui ricorda quei momenti con gioia. No, no, io con una gioia incredibile. È stata un'esperienza veramente, cioè, molto diceva bello. Che bello, ero da solo con loro, io che ho le scatole, nessuno, ti dico, le tendiniti per far prendere il telefono e non prendere in casa, lontani dal mondo. Poi successivamente siamo passati alla parte della produzione ed è stata anche lì una prima esperienza seria, perché abbiamo fatto uno studio di un certo livello, però siamo ritornati a casa, diciamo, e abbiamo prodotto a Lecce, e lì è stata un'altra fase bella intensa che è durata un annetto, anche perché eravamo un po', avendo fatto sempre tutto a casa nostra, non avevamo tanto abituato delle dinamiche di uno studio di registrazione, quindi c'è stata quella fase che è stata bella hardcore, ci siamo veramente fissati anche sulla virgola, sul secondo di ogni pezzo, e quindi siamo, cioè, abbiamo cercato di tirare fuori il meglio da ogni canzone, da ogni pezzo. Piccolo parentesi, sì. Parentesi, motivo per cui consigliamo un ascolto in cuffia. Sì. anche o in cuffia ho sparato a 2000, sì. Una delle due. Ho concentrato in cuffia, ho sparato, o estremamente intimo, estremamente rock, o in macchina, sparatissimo in giro per le durante un viaggio. Munitevi di buoni subwoofer, ovviamente. Questo. Sì. E che cosa vi ha ispirato? Qual è il fulcro, diciamo, che volevate trasmettere con questo album? Se c'è un fulcro singolo, oppure se, cioè, qual è il filo logico che segue tutte le canzoni che magari trattano di argomenti diversi? Sì. Non per forza. In realtà c'è un filo che è un filo conduttore di tutto il disco. Ed è scaturito proprio dal fatto che ci siamo ritrovati soli con noi stessi, e che nonostante il fatto che, cioè, anche se eravamo insieme a convivere nello stesso ambiente, ognuno di noi ha avuto modo di mettere un attimo in pausa appunto tutto quello che c'era stato fino ad allora, e appunto ci si è guardati un po' dentro, quindi i temi affrontati sono un po', cioè, sono diversi. Però poi è un po' strano da snocciolare questa cosa, perché in realtà possiamo spoilerare il nome del disco. Nella realtà dei... si chiama Clara Tesla, che è un nome femminile, e quindi diciamo che ci siamo figurati una specie di figura femminile che era comune a tutti e tre, nonostante magari ognuno dice d'Avatar, esatto, però. E quindi c'è questa presenza costante, diciamo, in tutto il disco, e in più ci sono altri temi, quindi diciamo si parla di intimità, si parla di anche di amore spesso e volentieri, ma ci sono anche parentesi che parlano ad esempio di droghe, che parlano di temi padova, mi raccomando. Anche di temi un po' più forti, come alcuni drammi che sono successi in passato a livello di guerre, anche nel dettaglio, proprio sono delle piccole fotografie magari, no? Di alcuni momenti storici anche che ci hanno suscitato delle emozioni abbastanza forti, amplificate dal fatto che quando si è in un certo stato mentale, appunto, ripeto, isolati e quant'altro, assumono ancora più cioè le vivi con più impatto, non so come dire. Credo di aver messo d'accordo tutti. Assolutamente sì. Okay. Questo, per concludere, tutto questo, concentrarsi su qualcosa, ad esempio sulla figura di Clara Tesla X, ci serve tanto, perché noi scriviamo praticamente tutti e tre insieme, contemporaneamente, okay. Tutto. Magari succede che qualcuno fa nascere un'idea e poi ci si lavora tutti insieme, però comunque lavoriamo sempre tutti e tre. E lavorare tutti e tre, per lavorare bene tutti e tre, a parte vabbè, l'amicizia e quant'altro, serve pure avere un... Una figura alla quale rifarsi, in modo che appaia comune a tutti e tre, e ci si possa rivedere. E allo stesso tempo chi ascolta può far suo qualsiasi soggetto, mettiamo una cosa. Mi avete appena detto che voi scrivete tutti e tre insieme. Sì. Come funziona poi il passaggio in musica? Cioè viene prima il testo, prima la musica, non c'è uno per scrivere è caos, cioè si parte dalla musica, si parte dal testo, si parte. Ma che è da genere?
è casuale. No, forse l'ultima in ordine possiamo dire, sì, che l'ultima sono le gem. Sì. Nasce quasi sempre, nasce da un input di qualcuno, ovviamente un input, sì, personale, esatto. È difficile far nascere nello, sì, stesso, sì, momento, no lo so, però è successo, senso, essendo tre teste, certo, cioè, certo, normalmente, certo, è una singola persona che scrive, certo, non certo siamo stronti, cioè, certo, è più semplice, immagino, sì, immagino, ognuno, cioè, delle volte basta un giro di piano che fa ad esempio Francesco una mattina mentre siamo lì alle 7 di mattina mentre tutti dormono, mentre tutti dormono, ovviamente. più lamenti, vai, lamentandomi con le cuffie. Flavio, non ti ricordi di questa cosa? Tutte le mattine, non tutte le mattine. Con il caffè a letto, vero? Ma e quindi no. E quindi sì, magari nasce con un giro, poi mi aggiungo io, poi si aggiunge Giacomo, o viceversa, oppure magari lui mi manda, in un'altra situazione potrebbe mandarmi un file, dicevo guarda c'è questa cosa qui, lo faccio mio, lo modifico, glielo rimando, poi lo mando a lui, poi ci ritroviamo in studio, ci lavoriamo insieme. Però ma è sempre, è raro, cioè non è, credo non sia quasi mai successo che un brano sia stato scritto solo esclusivamente, in rarissimi casi, sia stato scritto solo da una persona. Tutti vogliamo metterci qualcosa e tutti siamo bravi in qualcosa in specifico. Ma non è tanto il voler mettere qualcosa, è più il fatto che abbiamo necessità, un profondo piacere nel completarci a vicenda. Quindi. Prima mi parlavate dei palchi esteri, cioè di un riferimento alla musica di, sì, fuori, più europea, eccetera. Dove vorreste suonare? Qual è il vostro sogno? Ma potete sparare più in alto che potete? Il sogno che dite vorrei un sacco suonare su quel palco, a quel festival o comunque in quella particolare occasione, perché secondo me è un momento pazzesco, o perché voi tutti. Direi qua c'è una scherzata. Poi sta, magari, cioè, io al Burning Man. Tantissimo. Ah, ok. Con Shadow. Non lo so. Non, dai, ne io credo. Io metto un Primavera Sound. Tengo basso. Io cambio proprio rotta, non un festival, una situazione, non so, tipo totalmente immersa nella natura, non so, tipo in Islanda, qualcosa di sicuro rosso, okay, qualcosa del genere. Abbracciate con sicuro. 7 persone davanti a un paio di bambini, sì, qualcosa del genere. Mi sembra è un buon sogno. Sì, esatto. Sì, no, mi piacerebbe veramente tanto. Ultima domanda, poi vi lascio andare, che immagino sarete trepidanti per il vostro. Siamo carichissimi. Vi voglio concentratissimi. Se poteste collaborare con chiunque, cioè vivo, morto, immaginario, chiunque, cioè una figura, un personaggio con cui vorreste stracollaborare, perché dite uscirebbe una cosa che sarebbe una figata, sì, anche. Wow. Bjork, Tom York. Lui era con, cioè, sì, c'era, lui se l'era preparata a casa. Cecchino. Sì, sì, se l'era, sì, preparata. Suonano pure bene insieme. Io vado più verso gli afroamericani. Mi sa che. Me la stai per rubare. Me la stai per rubare, lo sottino qui. Childish Gambino. Ah no, mi ha sorpreso. Pensavo di andare quello. Childish Gambino. Forse vi sorprenderò, ma Farrell. Mi piacerebbe collaborare con Farrell. Frank Ocean e Bonimer, Justin Bieber. No, mi piace. Siete delle poche persone che ci hanno messo poco tempo. Cioè, voi avevate. Beh, hai detto spara alto, come dire. vabbè, sì, no. Cosa lo so. Vorresti? Lo so, però. Non è così semplice spesso. Anche spara alto è tipo. Vabbè, vuol dire abbiamo dei punti di riferimento belli fissi. Infatti, mi sembra giusto. Vi lascio andare. Vi chiedo solo un saluto per i nostri amici di Poliradio. Ciao, amici di Poliradio. Bella. Grazie ragazzi.